Siamo in compagnia di Massimo Mollica, un giovane battese di Patti, un giovane come tanti altri, anche se non direi come tanti altri, perché quello che ha fatto lui, io magari non lo farei mai, ossia scendere ad una profondità di 42 metri in un lago, e non qui a due passi da noi, a Patti, in Sicilia, ma bensì in Piemonte, in provincia di Novara. Massimo, ci vuoi raccontare questa tua esperienza? Perché l'hai fatto? Chi ti ha spinto a farlo? E soprattutto questo ottimo risultato che hai ottenuto su circa 80 partecipanti, quarto? Dico quarto, bene? Esatto. Massimo, a te la parola perché voglio sapere tutto. Quando hai preso la valigia, soprattutto le pinne, la maschera ce l'ho io, ma quel giorno ce l'avevi pure tu. Ecco, a te la parola, vai. Ah, diciamo che pratico l'apnea da 20 anni, però in mare. E nel mese di maggio così di quest'anno ho saputo di questa gara nel lago e onestamente non essendo mai entrato in un lago in acqua dolce, quindi mi è venuto lo stimolo, ecco, per provare queste nuove emozioni, queste differenze tra acqua salata e acqua dolce. E quindi ho incominciato a prendere delle informazioni con chi già era entrato nel lago e faceva queste competizioni. E da subito ho notato che c'erano tante cose diverse rispetto all'acqua salata, al mare. Questa cosa, anziché farmi, diciamo, tornare indietro, quindi scoraggiarmi perché le difficoltà che mi venivano rappresentate erano enormi. Ecco, premettiamo, scusa Massimo, che tu sei un professionista, lo possiamo dire. Sono un istruttore d'apnea. Sei istruttore di apnea, quindi non è che andavi allo sbaraglio, assolutamente. Andavi pronto, preparato, con tutti i crismi possibili. Però c'era questa difficoltà, temperatura. La temperatura è molto diversa, distante dalla nostra, perché noi qua abbiamo 27 gradi. E quanti gradi hai trovato lì? L'ho trovato già a 10 metri, c'erano 10 gradi, dopo 18 metri l'acqua era 7 gradi, 8 gradi. Pensate un po'. Altre difficoltà? L'altra difficoltà, ecco, che si incontra nei laghi, a differenza dal mare, è la visibilità. Noi andiamo a mare, abbiamo una visibilità di 25, 27, 30 metri. Mentre nei laghi quello che mi veniva prospettato, la visibilità era molto ridotta, quindi si parlava di 2 metri, 3 metri, 4 metri, già era un'ottima distanza. Come oltre visibilità. Non vedevi più nulla, oltre il buio totale. Considera che a mare scendo 40-50 metri, è tutto visibile, quindi i raggi del sole riescono a penetrare. Certo, sino in profondità. Sino in profondità. Nel lago già 14 metri incomincia a essere abbastanza buio. E siccome diciamo che erano delle limitazioni che avevo io. Che ecco, spiegaci il regolamento. Tu dovevi anzitempo dichiarare la profondità da raggiungere? Sì. Allora, lo stimolo iniziale è stato che volevo superare alcuni limiti personali e quindi avevo dei limiti ad immergermi dove non vedevo, dove non avevo punti di riferimento, dove non vedevo il fondale. E l'acqua fredda, purtroppo sono un tipo freddolino e sento sempre freddo in acqua e quindi mi devo coprire sempre con mura sempre più spesse rispetto ai miei colleghi. E quindi queste due limitazioni mi hanno spinto ancora di più a provare questa avventura, diciamo, per superare queste paure, questi limiti che mi imponevo. E riflettendo hai deciso di dichiarare quanti metri? Allora, la dichiarazione sì, allora ti spiego un po' il regolamento. Purtroppo non ho avuto la possibilità di provare prima, ho avuto solo il sabato mattina, cioè il giorno prima della gara, un'ora di entrare in acqua, quindi un'ora di acqua per provare un po' l'adattamento alle nuove condizioni. Per ambientarti. Sì, al nuovo, perché per me era la prima volta, ma comunque tutti i partecipanti avevano la possibilità di entrare in acqua a gruppi. Io sono entrato nel primo gruppo e provare l'assetto, quindi provare il tuffo, provare la distanza, che poi alla fine delle prove dovevi dichiarare la tua profondità andavi a fare il giorno dopo. Pensavi di raggiungere, certo. Oltre la profondità devi dichiarare il tempo di percorrenza, quindi partenza, arrivi sul fondo dichiarato,
prendi in mano il testimone e lo riporti sopra il giudice. Beh, non ti nascondo che sabato ho avuto delle difficoltà. Un tentennamento c'è stato, sì, dice, ma forse perché, è meglio. Ecco, la visibilità mi ha ridotto un po' le distanze, il freddo ha ridotto i tempi di apnea. Il raffreddore che nel frattempo, guarda caso. Il raffreddore mi sono preso sull'aereo. Preciso. E quindi, diciamo, sabato, tra l'altro, ho avuto pure difficoltà, non ho trovato l'assetto ideale. Nonostante ho fatto diversi tentativi, non sono riuscito a trovare un assetto ideale come lo trovo subito in mare. Comunque hai deciso ugualmente. Sì, ho fatto una prova sul cavo da gara, perché ti fanno fare una prova, certo, sul cavo gara, e mi sono fermato sui 36-37 metri e sono risalito perché mi trovavo a disagio. Una volta a terra, naturalmente dovevi deviare questa distanza. Io ero partito da patti, diciamo, per me andava bene se mi classificavo su 25. Tra 20 e 30, ecco. Già era un ottimo risultato per essere la prima volta. E niente, però ho visto che nonostante non avevo l'assetto ideale, mi trovavo a disagio, avevo raggiunto 37 metri agevolmente. E quindi ho deciso di dichiarare 42 metri, anche perché a mare li faccio tranquillamente. O la va o la spacca, diciamo noi così. Allora, diciamo che la vola spacca non rientra nel mio DNA. Benissimo, qual è allora la tua? Il mio DNA è quello di. Io quando vado a mare, ad esempio, anche negli allenamenti, mi impongo una tabella e decido di fare quelle cose e devono rientrare tutte. Quindi o non va, o va. Non eccedo mai i miei limiti, sì. So i miei limiti perché ho una conoscenza, diciamo, l'apnea ti porta ad avere un dialogo con il tuo corpo, quindi a capire alcuni segnali che ti arrivano, e devi essere bravo a leggerli. Certo. E niente, ho deciso 42 metri perché sapevo che era una profondità che sicuramente avrei raggiunto. In allenamento a mare, anche se le condizioni sono diverse, ho raggiunto una profondità maggiore. Però mi sono attestato sui 42, non volevo entrare in penalità perché se tu non raggiungi la quota dichiarata il giorno prima, vengono diciamo tagliati 5 metri dalla profondità che segna il profondimetro che ti dà, quello ufficiale. Andiamo alla gara, Massimo, allora entriamo nella situazione importante. Domenica mattina mi alzo alle 7:30 e fuori era nuvoloso, già avevo visto le previsioni il giorno prima, portava pioggia, raffreddato, non compensavo da un orecchio già fuori dalla superficie, quindi già era una condizione negativa. La mattina ho stravolto il mio assetto, intanto della piombatura, ho fatto una pesata nuova, non provata naturalmente, e pensavo di provarla nei 25 minuti che i commissari ti danno per provare prima del tuffo. Il calendario prevedeva che io dovevo partire alle 11:48 la mia gara, sì, quindi alle 11:20, anzi alle 11 mi hanno accompagnato sulla ghiatta che è il campo gara del lago, e dopo che i giudici vengono sotto osservazione alle 11:20 sono entrati in acqua. Avevo una tabella di riscaldamento che mi ero fatta la sera prima e faccio il primo tuffo e purtroppo da questo orecchio ero pieno di muchi, raffreddato, non ho compensato, 8 metri inchiodato, risalgo su, cerco di non innervosirmi, secondo tuffo non va neanche, il secondo tuffo di riscaldamento. Dovevo fare un terzo tuffo che era quello che dovevo controllare l'assetto se era giusto, l'ultimo. Stavolta era l'ultimo, sì, come previsto da tabella personale mi ero fatto, però ho deciso di annullarlo e anziché uscire dall'acqua, anche perché pioveva dirotto, e riscaldarmi, ho preferito rimanere in acqua e fare un po' di meditazione, di rilassamento, tecniche di yoga che mi è, solitamente faccio a secco, è un allenamento che faccio a secco, e devo dire che forse grazie a questo, ecco, che sono riuscito a fare un viaggio all'interno del mio corpo e a vedere effettivamente che cosa c'era in questa tomba che non andava. E allora a quel punto scendiamo, Massimo, a 4 minuti mi chiamano sul campo gara, sul cavo da gara, e ho fatto un ulteriore cambiamento, ho cambiato la mia tecnica di compensazione, perché in quei minuti di meditazione ho capito che se volevo raggiungere la profondità che avevo dichiarato, in pratica dovevo tenere sin dalla superficie la tuba di sinistra che non mi funzionava aperta, perché appena si chiudeva io non potevo virare.
Allora mi sono, diciamo, modificato la mia tecnica di compensazione al momento e per fortuna, diciamo, ha funzionato alla grande, che mi ha consentito, ecco, questa nuova, diciamo, modifica di tecnica di compensazione che utilizzo solitamente quando faccio, arrivo a 40 metri a mare. Non usuale, Non diciamo, usuale, al momento, adattata al momento senza adattata alla volano. situazione, certo. Per fortuna ha funzionato anche l'assetto che avevo cambiato, che non avevo provato, ha funzionato al meglio e niente, faccio la capovolta e incomincio le mie compensazioni veloce a meno di un secondo, penso di averle fatte a meno di un secondo ogni compensazione che solitamente non faccio e dopo 8 metri incomincio il buio, 12 metri prendo la prima di acqua fredda, però mi ero messo in testa di rimanere rilassato, di non commettere errori per non entrare in penalità, che erano quelli di non toccare più il cavo, non si deve sfiorare né col corpo ma neanche con l'attrezzatura, quindi con le pinne. E niente, sono rimasto concentrato sulla tecnica di compensazione, non ho pensato più al freddo, naturalmente, sono rimasto sempre rilassato. A 38 metri ho visto le strobo del piattello lampeggiare e quindi ho detto sto arrivando alla Quindi fonte. ci siamo. 42 metri, tiro fuori strappo il testimone e da quel momento in poi ho visto che c'erano i due subedi che fanno assistenza. Certo, tutti in Li ho sicurezza. guardati in faccia come modo di ringraziamento, anche perché loro stanno là sotto a prendere freddo e stanno soprattutto per garantire che tutto vada per il meglio, stanno là per assistere tutti i subacquei che diciamo, partecipano alla gara. Prendi il E testimone e inizia la inizia risalita. la mia risalita. E devo dire che Immagino con quale stato d'animo da quel risalite. momento non sentivo neanche più No, freddo. eri una C'era gioia sì. indescrivibile. La mia risalita, onestamente, non ho sofferto, ecco, questo tuffo a livello di stanchezza fisica. Uno, perché sicuramente avevo fatto una buona preparazione fisica. E due, perché nonostante tutte le difficoltà ero riuscito a raggiungere l'obiettivo che mi ero prefissato. Fantastico, cosa dire Massimo? Hai raggiunto un obiettivo davvero importante, perché Sì. partire con 25esimo posto, ventesimo, Sicuramente no. e poi Non ho piazzarsi al vinto né quarto. medaglie né coppe, Ma però ho non. realizzato, diciamo, tutti i punti, tutti gli obiettivi che mi ero prefissato partendo da così lontano e Ti per faccio essere. i complimenti Grazie. e per chiudere questa nostra chiacchierata, diciamo così, molto interessante. Quindi maschera, la muta, le pinne. Per Sì. fare apnea, vogliamo parlare in 2 minuti? È sicura? Si può stare tranquilli? Ci sono due modi, ecco, di fare apnea. Apnea ricreativa, che è quella che faccio, diciamo, con i ragazzi del mio club, con gli allievi che vengono e che vogliono imparare, ecco, ad andare sott'acqua. E poi c'è l'apnea, di gara, competizione, quindi, che è un altro modo di affrontare, quindi, affrontare il mare o il lago in questo Sì, caso. dipende. E affrontare la discesa. Ci sono due tipi di apnea, indoor e outdoor, cioè indoor fatta apnea in piscina, quindi outdoor fatta in mare o in lago. Per quanto riguarda, ecco, fare quello che ho fatto io, ad esempio, una competizione, una gara, molti ma magari potrebbero pensare, diciamo, tu ti vai a immergere in un lago a 8 gradi, 6 gradi, 7 gradi, vai a 50 metri, sei un folle, me Sì, l'hanno detto. Non sono un folle, cioè tutti quelli che facciamo queste cose non siamo pazzi. Sicuramente dietro a tutto questo c'è una preparazione fisica e io credo che per fare apnea a livello competitivo, a livello agonistico quindi, ci sono due ingredienti fondamentali. Uno è la forza fisica, quindi ti devi allenare, devi preparare i muscoli, e l'altra è quella che agisce la forza mentale. mentale, la E concentrazione, certo. se tu riesci a trovare un equilibrio tra queste due forze che ci vogliono tutte e due per fare questo tipo di attività, allora riesci ad arrivare al tuo limite, ad avere delle ottime performance e a ottenere dei risultati. Allora Massimo, per chi ci sta ascoltando in questo momento, tu consigli di fare apnea? Non è uno sport pericoloso, anzi una No. bellissima
è una bellissima realtà. Secondo me è uno del mi ha cambiato, è uno stile di vita, mi ha cambiato completamente il modo di vedere anche le cose, di affrontare anche i problemi, l'attività lavorativa. Ti ho detto, perché devi lavorare con due cose, forza fisica e forza mentale, e li devi allenare tutte e due. Facendo agonismo, per me era la prima volta, dietro c'è uno staff di assistenza che è impossibile che ti succeda qualcosa. In ogni caso, se hai un incidente, c'è un'equipe medica in acqua, quindi su un'imbarcazione, medici professionisti, diciamo che sei più tranquillo. In acqua ci sono due assistenti di apnea e altri due con le bombe, è impossibile. Chi lo fa invece, Massimo? Poi sei isolato con un cavo, quindi è impossibile che tutte le dovute, c'è uno staff di assistenza, esatto, è assurdo invece che io oppure la gente domani dice vabbè domani vado a fare un tuffo da solo, infatti vado a fare apnea a mare così. Chi va a fare apnea ricreativa, ecco, io dico ci sono deve tenere in conto tre regole fondamentali: mai andare da solo, quindi andare sempre con un compagno, e che soprattutto tutte e due avete uno stesso livello, quantomeno di adeguato al livello quello più basso. Significa che se tu vai a 10 metri e io vado a 5, tu ti devi adeguare alle mie 5 metri. Benissimo. Che sono le mie possibilità, in modo tale che io ti posso dare aiuto a te e tu puoi fare assistenza e viceversa. La seconda, quello fondamentale è quando si va in mare, soprattutto portare la boa segna sub, bandierina segna sub, che indica che c'è attività in acqua e quindi siamo visibili. La terza cosa è che per chi vuole affrontare, ecco, per la prima volta, oppure per i più esperti, di fare un corso di apnea sicuramente con istruttori qualificati, per avere quelle nozioni base per fare questa attività in sicurezza. Bene, mi sa che abbiamo toccato diversi punti, siamo partiti dall'aspetto della competizione per poi arrivare invece alla sicurezza. Parlava di prepararsi anzitempo con un corso presso istruttori, chi meglio di te? Allora Massimo, facciamo un po' di pubblicità, sì, diciamo, sono, gratuita, sì. Tu sei a disposizione, sì. Possono venire, possono cercarti. Sicuramente sì, sicuramente noi abbiamo una scuola qui a Patti, ma ci sono altre realtà pure, sicuramente noi facciamo corsi sia per bambini che per adulti. E il corso base non parla di andare a fare gare, andare a 50 metri, 40 metri, vengono date quelle 10 nozioni che consentono di fare questa bella attività in maniera sicura, senza incorrere in incidenti, perché se noi conosciamo il pericolo, sicuramente abbiamo quella conoscenza di non creare dei rischi per noi stessi, per la nostra salute, diciamo. Grazie Massimo, allora. Grazie a te, Salvo. Bieco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale compost. Bieco SRL, al servizio dell'ambiente.